Ben ritrovati per una nuova puntata di Come Giochi, il programma di Gleaming.it che con la nostra ormai famosa commissione passa al microscopio le mani di poker per capire se e dove avete commesso degli errori. Insomma, una prova senza appello per essere o promossi o bocciati. All'insindacabile giudizio della nostra commissione oggi abbiamo con noi Lorenzo Sonzogni. Il suo giocatore preferito è Phil Ivey e la sua specialità è il cash game e il suo nickname è Rask LOL. Ciao Lorenzo, sei felice di essere qui? Sì. Senti, io so che a te piace il cash game, come mai preferisci questa tipologia di gioco? Perché è la variante più completa del gioco, non avendo l'aggressività dei bui che crescono, uno riesce sempre a giocare stack profondi e riesce a giocare su tutte le strade un poker corretto. Un poker, è vero. Allora, sicuramente oggi ti divertirai tanto con la nostra commissione che te la presento subito, vieni qui con me. Cominciamo subito dal nostro primo professore, ormai li conoscete tutti benissimo. Lui è l'inesorabile Jackson Genovesi. E poi passiamo avanti con il nostro fantastico e anche un po' duro, il più cattivello forse mi è sembrato in queste ultime puntate. Allora abbiamo il nostro Andrea Dato. E chiaramente non può mancare il fantastico presidente Flavio Ferrari Zumbini. Allora io ti lascio alla nostra commissione e poi ci vediamo dopo per il verdetto finale. Benissimo. A tra poco. Lorenzo, benvenuto. Mi è piaciuta molto la tua introduzione, hai fatto una bellissima disamina del gioco Cash Game. Per quella prima buona notizia è che la mano è naturalmente da giocarsi all'interno di un tavolo cash. Vediamo che tipo di decisioni vai a prendere allora su tutte le strade, visto che vuoi giocare poco per volta e analizzare poco a poco quello che accade. Queste sono le tue carte, sei decisamente fortunato, hai due assi, sei da cutoff, apri per tre, i blinds sono 0, 50, 1, come spesso capita, il tavolo è composto da sei giocatori. Benissimo. Dallo small blind ricevi però un call, i blinds foldano, quindi il pot è circa 7,5, andiamo a vedere che cosa ci riserva il flop. 9-10 jack, il tuo avversario che ha collato fuori posizione da small blind decide di bussare. Come ti comporti? Allora, il flop non è proprio dei migliori. Diciamo che c'entra qualsiasi range avversario, perché se c'è un jack l'ha preso, un 10 l'ha preso. Se c'ha un 2 connector, c'ha una coppia e un draw probabilmente, o addirittura una doppia coppia, quindi non è dei migliori. Sicuramente noi abbiamo una mano, quindi qua cercare dietro non penso sia un'opzione. Puntiamo tre quarti del piatto. Va bene, il piatto è 7,5, quindi punterai 5, super grosso giù, modo. Sì. Ho una brutta notizia per te. 15. Beh, becchiamo un check raise. Sì. Adesso non abbiamo informazioni sul giocatore, ovviamente. No. Sei appena seduto al tavolo. Lui non sa niente di te e tu non sai nulla di lui. Comunque un check raise mostra forza. Ora può avere un draw o può avere una mano fatta. Se ha il problema è che se ha una mano fatta ha una doppia coppia o un set fondamentalmente. E non stiamo messi bene contro questi tipi di mani. Se ha un draw, comunque il draw vuol bene che va, c'ha un asso donna. Se proprio stiamo bene, se c'è un asso donna. Però bloccheriamo due assi e ci avrebbe tribettato preflop, quindi non la escluderei come mani. Se un altro draw che ha, probabilmente ha draw e coppia, perché può avere jack e donna. Draw e coppia c'è proprio solo, insomma, 9 di cuori con qualcos'altro, no? Sì. Comunque va bene, quindi, stringendo, bella come disamina sicuramente, ma che tipo di azione intraprendi? Io gli do credito e passo. Foldi? Sì. Perfetto, questa può essere... Hai fatto veramente una bella disamina. Senti, foldi davvero sempre? Qua abbiamo parecchio tempo per pensarci, sì, se avessi avuto magari il time bank, magari un call di stizza l'avrei fatto probabilmente. Allora senti, proseguiamo nel colpo vedendo questo call di stizza che secondo me è proprio così di stizza, forse è un po' esagerato, nel senso che magari qualche volta è più normale passare, qualche volta un pochino meno. Vediamo che cosa ci riserva il turn se tu avessi semplicemente collato i 15. Questo è il turn e il tuo avversario punta 25. Come ti comporteresti qua di fronte ad un call? La puntata ce l'aspettavamo, se c'è crisato punterà praticamente sempre sul turn. Se abbiamo chiamato questo a coppia al board, noi richiamiamo. In questo caso chiameresti ancora? Se ho chiamato flop, chiamo pure turn. Perfetto. Questo è il river, abbastanza influente, lo vedi benissimo, il tuo avversario va direttamente all-in. Quanto abbiamo dietro ancora, scusa? Guarda, 57 su 80 circa. 57 su 80.
Decisione difficile, sei più propenso per un call o per un fold? Io avrei foldato da prima, se abbiamo chiamato due street noi abbiamo creduto però fondamentalmente, quindi continuerei con la linea e chiamerei pure queste. Bravo Lorenzo. Tutti soddisfatti? Qualche critica, no? Allora, no, io una critica voglio farla, Lorenzo. Non mi è piaciuta la frase che ha detto al flop. Qua non possiamo pensare di cercare dietro. Invece su questo board ogni tanto, per quanto sembri strano, preferiamo aspettare un turn safe, cioè un turn sicuro che non chiude nessuna draw prima di fare una mossa. In questo caso, se avessimo cercato dietro, il nostro avversario avrebbe fatto bet al turn e bet arrivo e noi avremmo chiamato senza anche grossi problemi. Anche per tenere il piatto piccolo, no? Comunque. Assolutamente, perché però perché sappiamo che ci ha check raisato, se c'ha un draw e ci c'è colla prendiamo valore puntandolo. Assolutamente sì, c'ha il lato negativo che gli stiamo regalando una carta gratis a una possibile draw, però è da prendere in valutazione, in considerazione la possibilità di checkare dietro al turn. Anche perché secondo me vieni check raisato spesso. Quello sì. Chiaramente. Quello no. Sì. Comunque una nota di merito per il fold diretto al flop che pochi giocatori, soprattutto tra gli spettatori, sono in grado di fare. Concordo in pieno. Guarda, sei veramente molto preparato, davvero una splendida analisi a questo punto, che cosa aveva 3-2 meriti off. Di poterlo vedere. Donna K, stai tranquillo che non sei stato bluffato, il tuo avversario ha giocato in maniera abbastanza standard, ha collato pre-flop fuori posizione, poi ovviamente ha trovato il flop dei suoi sogni, ha deciso di check raisarti, ma tu astutamente hai immediatamente deciso di foldare risparmiando tanto denaro. Peraltro mi è piaciuto anche molto un'evoluzione del colpo un po' forzata da parte nostra, nel senso che di fronte ad un call sul flop hai poi tenuto una linea molto coerente. Giusto. Dicendo giustamente, visto che non gli abbiamo creduto, andiamo fino in fondo, abbiamo deciso di giocare in questo modo, quindi bene. Assolutamente sì. Non riusciamo a fargli una critica pesante, giusto? Io non ce la faccio. Pesante no, l'unica critica ho detto è il check dietro al flop che poteva fare, però assolutamente bravo Lorenzo. Per una volta trovo i miei professori tutti d'accordo, ma non è che devo cominciare a preoccuparmi? Guarda, sinceramente no, credo che ci sarà molto da litigare, visto che tante volte ci è capitato di discutere anche in privato e molto spesso abbiamo opinioni diverse, per cui non ti preoccupare. E allora cominciamo con la votazione. Ovviamente ti promuovo e è forse la promozione più giusta che ci sia stata fino adesso. Io pure, vorrei sfatare il mito della mia cattiveria, come vedi, promuovo. E allora guarda, in questo caso anche io tutto sommato prendo una decisione davvero a cuor leggero, ti promuovo, ci tengo però a sottolineare per tutti coloro che ci ascoltano da casa che i famosi due assi, mano che tutti attendono con impazienza, talvolta purtroppo devono lasciare strada alle condizioni che ci troviamo di fronte, per cui si possono tranquillamente foldare sul flop, oltre che tanta analisi, come hai dimostrato tu, nell'analizzare il colpo ci vuole anche un pochino di disciplina, sapendo che non torneranno proprio al colpo dopo. Complimenti Lorenzo, è grazie. Raro sentirli parlare così, quindi sei stato davvero bravissimo. Ora vieni con me, li puoi salutare, visto che sono stati così gentili. Ciao, Lorenzo. E ti accompagno subito qui e io devo darti un bonus, perché oltre ad essere stato bravissimo puoi avere anche la possibilità di giocare insieme a noi. Questo è un bonus di 50 grazie. Euro da spendere ovviamente su Gleaming.it. Grazie per essere stato con noi. Ciao, arrivederci. E con voi ci rivediamo alla prossima puntata, sempre a Come Giochi. Arrivederci.